Va ora in onda Radio Giornale Bellunese. Notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese. Questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi, di lunedì 10 ottobre 2022. Celebrato ieri a Longarone il 59esimo anniversario del disastro del Vajont, cerimonia al cimitero di Fortogna, alla presenza di molti sindaci del territorio, delle autorità provinciali e del ministro Federico D'Incà in rappresentanza del governo. Attesi per l'anno prossimo, l'anno del 60esimo, anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Crescono gli incidenti sul lavoro a livello nazionale in provincia di Belluno, un aumento del nostro territorio del 34,7% durante i primi 8 mesi del 2002 a confronto con lo stesso periodo del 2021. Già 2.304 le denunce di infortunio tra gennaio e agosto contro le 1.711 dell'anno precedente, 5 gli incidenti mortali fin qui registrati. A far emergere i dati, l'ANMIL, l'Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, riunitasi ieri per la 72esima giornata nazionale in onore delle vittime degli incidenti sul lavoro. Ci rivolgiamo al Parlamento che sta per insediarsi, al nuovo governo. L'appello lanciato dal presidente bellunese dell'ANMIL Aldo Tollot: la sicurezza dei nostri lavoratori deve tornare ad essere una priorità per il Paese. Escursionista di 96 anni ricoperato ieri a Taibon, l'uomo di Salgareda, provincia di Treviso, era in passeggiata con alcuni amici nella valle di San Lucano, poco sotto Malga Malgonera. Durante la discesa, sfinito dalla stanchezza, non è più stato in grado di proseguire. Necessario l'intervento da parte dell'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore. L'anziano è stato ricoperato e trasportato all'ospedale di Agordo. Sempre ieri pomeriggio, necessario l'intervento anche per un 52enne coreano finito in un canale durante un'escursione con un gruppo di amici a Cortina. Recuperato, il turista è stato caricato in barella e condotto al rifugio Col Gallina. Nella notte, tra sabato e domenica, invece, i soccorritori sono stati allertati per una coppia di escursionisti in difficoltà a rientro da Casera Buscada. I due, 48 e 45 anni, di Vicenza e Brunico, erano partiti da Casso. Al momento di tornare dal sentiero numero 394 erano usciti dal tracciato rimanendo bloccati. Individuati, sono stati riaccompagnati a valle. L'intervento si è concluso alle 3:30. Incidente tra un'auto e una moto ieri sul Fadalto, ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, un 28enne centrato dalla Citroën Berlingo che stava uscendo da una strada laterale. Ferito il giovane è stato portato all'ospedale, fortunatamente in condizioni non gravi. 25.000 visitatori in 3 giorni è il bilancio dell'edizione 2022 di Mele a Mele, svoltasi tra venerdì e domenica. Numeri da pre-Covid, sottolineano gli organizzatori, è stata un'ottima ripartenza e questo grazie alle 500 persone che hanno lavorato alla manifestazione. Passiamo allo sport. Calcio Serie D, non va oltre il pari la Dolomiti Bellunesi nella sfida salvezza in casa del Mestre, 1-1 l'esito del match contro i veneziani. A segno per la Dolomiti capitan Corbanese al 37esimo del primo tempo, vantaggio rimontato dai padroni di casa nel corso della ripresa grazie alla rete siglata al minuto 79 da Nicoloso. Il lavoro provato in settimana l'ho visto svolgere egregiamente da parte di tutti, anche se c'è ancora da migliorare qualcosa, le parole del tecnico della Dolomiti Diego Zanin. Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, mentre nella ripresa abbiamo concesso più spazio al Mestre, ma nonostante questo la squadra non ha rischiato più di tanto. Di sicuro il commento del mister è un punto di cui ripartire. Dolomiti, che resta all'ultimo posto in classifica in coabitazione proprio con il Mestre. Scendendo in eccellenza, nell'anticipo di sabato l'Unione Limana Cavarzano ha superato il Giorgione per 1-0, portandosi a 10 punti in graduatoria. E sempre sabato in promozione, pesante KO del Longarone Alpina, sconfitto 7-1 dalla Giulia Sagittaria e ancora fanalino di coda, fermo a 0 punti. Sempre più a rischio la panchina del tecnico Sandro Tormen. Prosegue invece il cammino ai piani alti della classifica da parte dell'Alpago, forte del 2-0 imposto al Caerano. Bene anche il Fioribarp Massa, avanti 1-0 sul Vazzola. In prima categoria, altra gara disputata in anticipo è stata quella tra Borgo Valbelluna e Schiara. Derby nelle mani degli zomellesi, impostisi 2-1. Senza reti invece il confronto tra Arsie e Cordignano. In seconda guida il girone il Sarmede, vittorioso 2-1 sull'Itlas Santa Giustina. Insegue al secondo posto il Ponte nelle Alpi grazie al 4-0 rifilato al Castione. Appena dietro un quartetto composto da Juventina Mugnai, battuta 3-0 dal San Michele Salsa. Lentiai avanti 3-2 sul Nogaré. Sospirolese vittoria 1-0 sull'Alpescesio e lo stesso Nogaré, come dicevamo, sconfitto.
A metà classifica il Sois, vincente di misura sulla Gordina, e la Fulgor Farra che sabato ha impattato 1-1 con il Gemelle. Infine chiudiamo il capitolo calcistico con i risultati della terza categoria, terza che vede il Cortina in vetta al girone bellunese, forte della quarta vittoria in altrettante gare. Ieri a soccombere agli Ampezzani è stata la Plavis 2021. Tutte vittoriose anche le inseguitrici, la Valzoldana 3-1 con il Domegge, il Comelico 3-1 con il San Vittore, il Piedavena 1-0 con l'Auronzo. Completano il quadro l'1-1 tra Dinamo Vellai e Fortogna e il successo in trasferta per 3-1 del Limana Cavarzano contro il Piave. Nel girone di Padova pareggio 2-2 della Lamonese contro il Bronzola. Passiamo alla pallavolo, Serie A3, prima partita e primo successo per la Darol Logistics Belluno. La squadra di coach Colussi inizia il campionato nel migliore dei modi, battendo 3-0 il San Donato nel derby veneto. Soddisfatto il tecnico dei bellunesi, esordio positivo, siamo felici. Abbiamo avuto il merito di compattarsi e di soffrire insieme. Se si soffre insieme, poi arrivano le gioie. L'analisi dell'allenatore a fine gara. Rugby, ieri la prima giornata di campionato in Serie B e in Serie C. In B, grande esordio nella nuova categoria per il Feltre, ne ho promosso. I Granata hanno travolto 42-10 il Botticino. Bene anche Alpago e Belluno. In C, per l'Alpago vittoria 26-14 contro il Piave. Per il Belluno successo 25-6 in casa dello Jesolo. E infine il basket, al Valbelluna al derby di Serie D contro il Feltre. 60-50 risultato finale della contesa andata in scena alla Luzzo di Feltre. È davvero tutto per questa edizione del Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio BM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.